quando cammino lungo le tracce che chiamo casa e mi domando: è questo il luogo che ho già visto? La risposta è no, perché lo vedrai una volta sola. E tutti lo vedremo in modo differente. Questo è il motivo per cui andiamo. Everydown Weekend è un gruppo di sciatori italiani. Le Alpi sono il nostro parco giochi, è la nostra casa. Andiamo in montagna ogni volta che possiamo. Chiaramente abbiamo anche una vita normale, una carriera professionale. E la sfida è proprio quella di trovare l'equilibrio tra il gioco ed il lavoro. A volte sembra che si possa passare tutta la propria esistenza cercando linee sulle Alpi. Cerchiamo la tela perfetta. La montagna che si staglia contro il cielo con più maestosità. Il lenzuolo più bianco, la linea perfetta da disegnare. Sciare sul ripido è la ricerca pura della montagna. È una forma d'espressione e di una passione. Credo che essendo italiani abbiamo un approccio particolare alla montagna. L'estetica è molto importante quando scendiamo una linea. La bellezza della linea è sensuale. E sciare una linea ripida è qualcosa di completamente diverso dal fare free ride. Il ritmo, il controllo perfetto e la paura sono una cosa differente sul ripido. Non c'è modo di dire se una sia meglio dell'altra. Ovviamente ci sono delle linee simbolo, linee da cui tutti siamo attratti, come il Cervino, che racchiude in un'incredibile estetica un terreno impegnativo. È molto importante conoscere come sono fatte in visione tridimensionale. Otteniamo una prospettiva differente e possiamo oggi valutare una linea la pendenza, l'esposizione, la pericolosità generale. La nostra strada è stata piena di pareti che ci hanno preparato ad obiettivi più ambiziosi. Ognuna di queste linee è fantastica a modo suo. E alla fine della settimana lavorativa ci troviamo magicamente catapultati in quello che è il nostro paradiso, le nostre montagne. Il Mar Bre è situato sul lato italiano del Monte Bianco ed è l'emblema dell'itinerario freeride. 600 metri a 40 gradi, con una leggera esposizione nella parte iniziale, ma niente a che vedere con il Cervino. C'è sempre un momento di esitazione prima del drop su questa linea. Puro rilassamento. Una linea perfetta.
La Noire è una parete imponente che sovrasta la Valle Blanche. ...800 metri a strapiombo sul ghiacciaio con una pendenza media superiore ai 40 gradi. Il pericolo è tangibile a causa delle barre rocciose sottostanti. È una linea che può offrire di tutto. Sezioni ripide e tecniche, curvone a tutta velocità. Anche se la parete è complicata, la sciata è sublime. Con le giuste condizioni si può scendere come un tracciato da Super G. È una discesa più tecnica del Mar Bre. L'esposizione è costante e non puoi permetterti di cadere. Abbiamo usato FatMap per aiutarci a scegliere la miglior traiettoria tra le barre rocciose. Un buon allenamento mentale per prepararci a pareti più impegnative, come la S del Cervino. Una bellezza che ti fa andare avanti. Ti consuma. E mai potrei dimenticare di essere solo un ospite. E ti ricordi che esistono altri aspetti della tua vita. Confronti costantemente la tua vita con quest'altra. Se l'incidente fosse accaduto su un terreno più esposto, non sarei qui a raccontarlo. Non possiamo sapere dove e se succederà un incidente, ma possiamo scegliere quando e dove sciare. Quando si immaginano le montagne più simboliche delle Alpi, sicuramente ci si sofferma sul Cervino. È stato il nostro sogno sciare la leggendaria S del Cervino. Sono circa 1000 metri di dislivello, molto ripidi e sostenuti, molto iconica, molto bella, ma raramente sciata perché è difficile trovarla nelle giuste condizioni. Siamo andati al bivacco Bossi, dove una tormenta ci ha bloccati per circa 24 ore. In questi momenti penso alla mia vita di città, a posti caldi, e mi faccio domande sui miei obiettivi e su me stesso. Sale sempre un po' la tensione, cambiano molti fattori in gioco. Ci sarà troppa neve per salire? Ci sarà abbastanza visibilità per scendere? Tutto diventa un punto interrogativo. Appena scorgiamo le prime luci dell'alba, capiamo che la linea è in condizione. Stare attaccati a questa parete, si capisce che è come nessun'altra parete sulle nostre Alpi. Quando scegli una linea come questa, non è una semplice spunta alla lista delle cose da fare. È più di un semplice successo. Un'esperienza profonda che condivisi con i tuoi amici, realizzando un obiettivo che è sempre stato un sogno. Ti ricorda che con la motivazione e la passione, il giusto gruppo di amici, nulla è impossibile. Questo è il perché del nostro andare in montagna.